Anna Berti. Sì. Allora, intanto un ringraziamento a Pietrino Soldo che ha permesso in questo discorso di avere una regione metacorpusa, una regione importante, che è di attualità e che in mezzo al supermercato collettivo del Sossardo, della Latina, applicata da Timbare, è un argomento che si rimuove 12 dia e 12 dia aspetta risposta. È chiaro che tutti scritti io sono un indipendentista convinto, insomma, penso di essere una specie di prodotto esaminato da Sossardo, che non è stato così stupido non essere medici in ogni soldo, ma essere sovrano sul destino di soldi. E dunque già che è da affrontare questo libro, che l'argomento di questo libro, che dentro ovviamente è costato, invece che abbaitare la storia dai suoi prossimi, io non credo, lo devi capire, tu fai su una genosa e abbaitare la storia dei Saladini e dei suoi, penso che è cosa. E tutto il chi è intorno a una genosa è la nazione sarda, tutto il che è fuori è parte, la più parte di suo. Abbaitando dai cuore adesso una genosa, sul libro di Pietrino Soldo, la prima domanda che mi ha chiesto. Questo libro è un prodotto della cultura politica sarda o è un prodotto della cultura politica italiana? Cioè, non si può che non si può sia che l'ebraica ha una cultura sua e in questa cultura sua poi per esporre la cultura politica, oltre che la cultura letteraria, poetica, musicale, eccetera, eccetera, fraica pure una cultura politica. Il compito della cultura politica è scusso di organizzare la gente, la nazione, da organizzare con neanche una collettività, che in regola ha sentito di questa collettività. Poi su fare questo solo questo è perfetto, che non pone nessun problema. Se la regola potrebbe essere istituzionalizzata e potrebbe essere istituzionalizzata fino al valore fondante della sua collettività. Questa è una problematica seria la che affronta Pietrino Soldo. Bene, all'interno quindi di questa tua scultura già, che sono presenti nel suo stesso territorio, se abbiamo una metafora che sono insieme, che sia semistica, cioè praticamente tipo di questo insieme noi usiamo due sculture che pascolano il suo stesso territorio, la cultura politica italiana e la cultura politica sarda. Ovviamente in competizione, pure in certo aspetto in collaborazione, bene, questo libro in un mese si pone in una posizione ibrida di transizione tra una cultura esatta oppure su una forma di proposta di contrattazione tra una cultura politica e un'altra. Bene, io abbaitando sul libro l'immagino in questa maniera, immagino questo stress che sono discutine dentro di una gabbia. Esa discussione è stata animata, però tutto il contesto esterno è indifferente a questa discussione. E scomente chi sono tre sposo di Renzo, Travaglino, che hanno così piccano la spogna di questa pateca, ma a un certo punto un altro, ma poi non diremo se chi l'ha beccato, perché vuol dire avere un arreglio tra noi. Lo tre sposo di Renzo, quindi, un federalista non è, si pone a ragionare. Però la regione solo è indifferente al suo destino, cioè non influisce sul suo destino il solo, cioè esso si può porre d'accordo tra i soli, però poi a salire cosa si può che vinca la zapateca, cioè l'impressione è stata questa, che questa regione non è netta profondo, però poi non influisce sopra il suo destino. Di un popolo di una nazione che a muovere questa macchinetta che
Tagliagambe narra il suo libro dei Ivan Hill. Tutti aspettano che fosse a cassetta a Berlino si fa qualche cosa intro invece narra di Ivan Hill. Va solo il meccanismo o la bere che con la tacca. Che non lo potete. Ma il problema è che noi non siamo manco a scrivere di Mosco sul bottone. Cioè che la macchina della verità si tacca indifferentemente dai noi. E sanno, qual è il problema? Concetto so, incredibile, esponente in Oche e in questo libro, è la essa resistenza, con, la costante resistenziale dell'illio a chi non passa da innanzi e arrivato a sa resilienza, a sa costante resilienziale del dinosauro. Questa è una rivoluzione, una rivoluzione. Scritte voi avete studiato fisica e testa resilienza, immaginiamo una molla, io comprimo la molla, la deformo, però poi la molla si che torna a posizione sua. E tanto, nara Pietrino Sorgio, giù poco sardo, non ha una resistenza, una continuità resistenziale, ma una continuità resilienziale. Ma sa di manna, hanno esposta. Ma insomma, questa molla si è deformata, posso impulso, non posso deformazione, che è arrezzito dai cartaginesi, spunico, catalano, aragonese, pisano, pure austriaco, piemontese, eccetera, eccetera, e ha sempre risposto questa molla. E stranamente, dopo la sollecitazione dell'ultima dominazione, resta deformata. Ma a vero, noi siamo vivi tutto questo secolo della storia della Sardegna o arrivare a una cristallizzazione italiana. Cioè, non siamo cristallizzati in nessuna base della storia, e come? La resilienza non risponde più. Cioè, la molla resta deformata, tricolore. Cioè, esiste qualcuno l'ha piccarcata, la molla ed è restata ferma. La posizione che l'ha lasciata sull'ultima sollecitazione, esclusa di sull'ultimo dominatore dell'estate italiano. Ecco in un verso di Firenze, ecco qui te non vesti in cui è indipendentista. Cioè, il libro è un libro che io l'immagino in te, che all'estero sul lavorio interno dessa mente del Pietrino Sordo. Pietrino, che era fare uno sforzo, che era dare una risposta, che era dare a questo popolo. Cioè, è una cosa immensa. Però non resisti chiaro a pensare la Sardegna entro questa cultura politica italiana. Cioè, esatto. Cioè, bagato qualche maniera della che era da gherezzare, volacere, convivere, pensando che appena esista una soluzione di condivisione quinto una cultura politica che è detto contrasto e nettamente alternativo. Poi in una intervento fa pure intervenne sotto nessun fatto che questi tre personaggi oggi non sono proprio di attualità. Oggi è un'attualità già stringa, cioè basta una che è stessita fuori da cui questa ultima elezione regionale tra proposte del tipo non so, è un termine che non mi piace metà, ma comunque rendete un termine del tipo collaborazionista oppure ibrido oppure addirittura confessionale, poi a poi spiegare il tempo io da questo argomento non l'affronta da Pietrino Sordo, ma qualsiasi io gli do sollecitazione per affrontare in un altro contesto, cioè intendendo per confessionale uno avrebbe anche in riferimento a sistemistica, intendendo però una politica confessionale o una politica laica è questa politica che si muove, che picca tacomente insieme all'universo, che contiene sotto l'altro sopra insieme, e spiega come c'è insieme universo già cultura e quindi permette di convivere in questo insieme universo diversa confessione religiosa e politica, mentre quando si spiega come un mondo di tipo confessionale e si spiega come insieme universo una confessione non è permesso in
tutto dei corsi insieme all'universo per convivere attraverso confessione in concorrenza e facoltà. Este praticamente asservito.